Buonasera a tutti e benvenuti alla quinta edizione di questo concerto di beneficenza Insieme per la Ricerca. Noi abbiamo iniziato questa serata proprio con la proiezione delle foto ricordo di Antonio Caruso, Alessia Bruno, Anna Maria Carloni e Don Tonino Cedrangolo. E come vedete qui... ci sono delle cose che li rappresentano. La chitarra è di Antonio Caruso, il quadro della Madonna è di Anna Maria Carloni, la rosa è di Alessia Bruno e la fisarmonica di Vincenzo Pisciottano. Come potrete capire, questa serata è importante perché è per la ricerca. Tante cose sono state fatte, ma tante cose devono ancora essere fatte, quindi il ricavato di questa serata sarà proprio devoluto in beneficenza all'AIRC. Dopo il video abbiamo anche visto uno splendido balletto eseguito da Elena e Sara Del Duca. La musica era di Luigi Marotta al pianoforte, Lino Di Bello e Giusy Pisano. Adesso ci sarà un'altra proiezione. Prima di andare avanti io vi voglio ringraziare per essere qui così numerosi questa sera. Ringrazio anche chi in questo momento ci sta seguendo da casa. E adesso vedremo un videomessaggio di Antonia Salzano, che è la mamma del beato Carlo Acutis. Un caro saluto alla parrocchia di Rocca Gloriosa, che so che questa sera avrete questo evento dedicato all'AIRC per la ricerca del cancro, e sicuramente sono cose sante perché aiutano tante persone, aiutano la ricerca. La medicina è un dono di Dio, perché Dio ce l'ha data per curarci, e quindi ecco, benvengono questi eventi. E volevo mandare un piccolo messaggio per dire che come Carlo ha vissuto la sua malattia. A parte che Carlo, sin da quando era piccolino, diceva che sarebbe morto con una vena che gli si rompeva nel cervello. Infatti è morto di emorragia cerebrale provocata dalla leucemia M3, che fortunatamente oggi si cura. Non è più come quando Carlo la prese, che è devastante, fulminante. Però diciamo che 2 mesi prima che Carlo si ammalasse fece un video in cui diceva che quando pesava 70 kg fa un sorriso, guarda il cielo, è destinato a morire. Infatti lui è morto che pesava 70 kg, era alto un 83, era magro. E poi poco prima che si capisse che era, diciamo, malato di leucemia, perché era silente, tutta la sua classe aveva questa malattia, e diciamo che l'influenza, non si capiva se era un'influenza, comunque metà della classe stava a casa. E Carlo, mi ricordo che venne a casa, aveva un po' di febbre, chiamammo il medico 2 volte, aveva un po' la gola rossa, nessuno avrebbe mai immaginato, però proprio in quell'occasione disse: offro le mie sofferenze per il Papa, la Chiesa, per non fare il purgatorio e andare dritto in paradiso. E chiaramente dopo pochi giorni gli venne questa astenia la mattina, che non si riusciva a alzare, e mettete dopo 3-4 giorni lo portammo in ospedale e ci diedero subito la infausta notizia. E Carlo, quando gli comunicarono questa notizia, disse: il Signore mi ha dato una sveglia, perché chiaramente aveva capito che... Però diciamo che mentre noi lo portavamo in ospedale, proprio perché non riusciva a muoversi, lui già mi disse: mamma, io da qui non esco vivo, ma non ti preoccupare,
darò tanti segni, vedrai. E in effetti ne ha dati tanti, eh. Ogni giorno riceviamo notizie di un miracolo, di una guarigione. È veramente incredibile come attraverso Carlo il Signore stia facendo tante grazie. Per Carlo la morte era il passaggio alla vera vita. Carlo diceva che bisogna vivere ogni giorno come se fosse l'ultimo della nostra vita. E chi ha paura della morte vuol dire che non ha fede, non si fida di Gesù, delle sue promesse, che Gesù ci ha detto che ha preparato un posto in cielo per ognuno di noi, che siamo tutti attesi in cielo. Diceva Carlo che la nostra patria è l'infinito, non il finito, eh? Che dobbiamo essere pellegrini dell'assoluto in questo mondo, non dobbiamo vivere come se fosse una situazione permanente, ma avere sempre lo sguardo al cielo e pensare ad accumulare tesori per la vita eterna, non per questo mondo che poi passa. E come ha fatto Carlo a fare questo? Carlo si è affidato a Gesù, tutto quello che faceva lo faceva in Gesù, per Gesù e con Gesù. Soprattutto l'Eucaristia, che per lui era l'autostrada per il cielo. Da quando fece la prima comunione a 7 anni, scrisse: essere sempre unito a Gesù, questo è il mio programma di vita. E da allora cominciò ad andare a messa tutti i giorni, a fare l'adorazione eucaristica tutti i giorni. Anche il rosario lo recitava tutti i giorni, la parola di Dio, ma soprattutto l'Eucaristia. Lui la chiamava l'autostrada per il cielo, perché Gesù, ci dice l'Apostolo Giovanni, amore, quando mangiamo l'Eucaristia mangiamo la fonte dell'amore, e Gesù ci aiuta a aumentare questa capacità di amare Dio per il prossimo, che è poi il segreto della santità. E allora un abbraccio forte, e vi faccio tanti cari auguri di un anno che sia prospero, felice e soprattutto un anno di progresso spirituale, perché ogni minuto che passa, diceva Carlo, è un minuto in meno che abbiamo per santificarci, e il tempo non va sciupato in cose che non piacciono a Dio. È importante essere santi, perché Dio ci chiama a questo. Ognuno di noi ha un progetto unico e irripetibile. Diceva Carlo che tutti nasciamo originali, però molti muoiono fotocopie. Ecco, morire fotocopie si può se non si realizza quel progetto unico e irripetibile che Dio sin dall'eternità ha pensato per ognuno di noi. E allora la malattia, prima o poi sul Golgota, diceva Carlo, ci saliremo tutti. C'è chi muore prima, chi muore dopo. L'importante è essere pronti, come le vergini del Vangelo, che quelle sagge che avevano l'olio per lo sposo e non furono trovate e preparate quando arrivò lo sposo. E noi dobbiamo essere così, pronti, che quando sarà il nostro momento, e però utilizzare anche quello che il Signore ci dà, perché la medicina è un dono, e quindi si deve sempre fare il possibile. E spesso tante persone guariscono, tante persone riescono ad andare avanti per tanto tempo, e quindi diciamo, perché poi più si vive più si ha la possibilità di santificarci, e quindi è importante. Però siamo sempre certi che quello che ci attende è qualcosa di meraviglioso. Io vi saluto e vi abbraccio. Buon anno. Dopo questo messaggio toccante iniziamo con quello che è il concerto. Ascolterete questa sera i cori di Celle di Bulgaria, di Sapri, di Sanza e San Severino di Certola, che è insieme al coro di Rocca Gloriosa. Adesso tutti i cori dovrebbero salire, perché c'è il primo brano che è proprio di tutti i cori insieme. Tempo di ricominciare.
E il primo coro di questa sera è il coro di Celle di Bulgaria. Che ci farà ascoltare due brani. Vidi la nuova Gerusalemme e sotto il tuo manto. Vidi la nuova Gerusalemme è il canto di Marco Fritina. Vede in Maria un'immagine della Chiesa. Le tre strofe sono tratte dal Nuovo Testamento ed esprimono come Maria sia immagine, icona della Chiesa, e lei che è vestita di luce sarà alla destra del Padre nella gloria, e noi siamo chiamati a questo. Sotto il tuo manto. Questo è un canto di preghiera, un'invocazione a Maria, nostra madre e patrona, affinché ci accolga con la sua tenerezza ed offre a noi rifugio e protezione sotto il suo manto, appunto. Si tratta di un canto che è molto caro al coro di Celle di Bulgaria, perché fu scelto proprio da Anna Maria nei suoi ultimi momenti di vita, che ci ha lasciato così l'esempio di una fede profonda che non viene meno, ma si rafforza nei momenti di difficoltà. Thank you.
Il prossimo brano che ascolteremo è seguito da chitarra e violino. Alla chitarra Samuele Marotta e al violino Giusy Pisano, e ci faranno ascoltare Over the Rainbow. La chitarra che suonerà Samuele è quella di Antonio Caruso. Sempre Samuele Marotta, Giusy Pisano
con Donato Marotta e Federica Marotta, ci faranno ascoltare Oceans. Thank you.
Il prossimo coro è quello di Sapri, della parrocchia Immacolata e parrocchia San Giovanni Battista. I canti che ascolteremo sono Dio con noi Emanuele e Ave Dolce Maria. Dio con noi Emanuele è del gen verde e si vuole comunicare la gioia, la pace, la bellezza del Natale. Vogliamo celebrare il Dio bambino e fargli trovare casa nei nostri cuori, perché si è fatto migrante, povero, per stare con noi e per amarci fino a dare la vita. Tratto dalla raccolta Parla al mio cuore del rinnovamento dello spirito, il brano Ave Dolce Maria rappresenta una delle tante declinazioni del dialogo tra Dio e l'uomo. In questo canto affidiamo a Maria tutte le fragilità del genere umano, in particolare le tante guerre che inspiegabilmente ancora dilania nel mondo, e preghiamo perché possiamo essere attenti alla voce di Dio. Thank you.
Thank you.
Il prossimo coro è il coro di Sansa, che eseguirà Salvo il mio cuore e Consolate il mio popolo, di Marco Frisina. Il coro mi ha chiesto di salutare l'organista che ha avuto dei problemi e quindi non è potuto essere qui stasera con loro. E loro hanno dovuto fare dei salti mortali per essere qui questa sera. Quindi facciamo un applauso al coro di Sansa. Thank you.
prossimo brano è A Fede e Maria, cantato da Anna Maria Di Bello e Francesca Manfredi, pianoforte Luigi Marotta, Dino Di Bello e il balletto Elena e Sara del tu cuore t'ha dato.
Il prossimo è il coro di Rocca Gloriosa Alessia Bruno, che insieme al coro di San Severino di Centola ci faranno ascoltare Mi basta la tua grazia e la tua gioia. Mi basta la tua grazia è un brano che racconta della speranza che ognuno di noi ripone in Dio attraverso la preghiera. Quando ci si trova in un momento di difficoltà, non bisogna mai arrendersi e lasciare che la negatività ci travolga come una tempesta in piena estate, perché si sa che dopo la pioggia nasce sempre l'arcobaleno. Il brano La tua gioia comunica l'emozione pura custodita nel cuore di ognuno di noi, che viene espressa attraverso gesti, parole o espressioni spontanee, e rappresenta il valore di un atto di fede nella parola di Dio. Thank you.
E adesso ascolteremo due brani, Jingle Bell Rock è un medley pop non convenzionale che vuole essere un inno alla vita, a non arrendersi mai, a lottare e a superare sempre i propri limiti, anche quando questi sembrano invalicabili. Il medley si ispira a due celebri hit, Viva la vita dei Coldplay e Don't Stop Me Now dei Queen. Al pianoforte Luigi Marotta, le percussioni Dino Di Bello, al violino Giusy Pisano. Thank you.
siamo quasi giunti alla conclusione, quasi perché manca ancora un pochino. Però prima di andare avanti io ho alcuni ringraziamenti da fare. I cori che hanno partecipato questa sera, che sono il coro di cieli di Bulgaria, di Sapri, di Sanza, di San Severino e di Rocca Gloriosa. Ti ha accompagnato Samuele Marotta con la chitarra, Giuseppe Pisano con il violino, Donato Marotta con la chitarra, sempre alla chitarra Federica Marotta, Dino Di Bello alle percussioni, e Luigi Marotta al pianoforte. Le voci soliste che sono state Francesca Manfredi, Anna Maria Di Bello, le ballerine Sara e Elena Del Duca, Antonella Cavalieri per le foto e il video, la tipografia Strana Officina di Gianluigi Tedesco, che ha donato i manifesti pubblicitari. E infine un ringraziamento doveroso a voi che siete venuti qui questa sera. Al pubblico che ci ha seguito da casa. All'amministrazione comunale che vedo qui seduta in mezzo a noi. L'ultima parola spetta a Don Emanuele. Che ovviamente ringraziamo per aver permesso tutto questo. Io ringrazio tutti voi. Thank you.